Alleluia. La pace del Signore nostro Gesù Cristo sia nel nostro cuore. Sono molto contento questa mattina di essere qui nella casa del Signore. Grazie, Signore. Io fui felice quando mi fu detto andiamo nella casa del Signore e contemplare la bellezza dell'Eterno e la magnificenza del suo Tempio. Ora il Tempio non sono queste mura, ma del Signore. E noi diciamo grazie Signore che tu ci hai dati, che ci servono per essere, come dire, per non sentire caldo, freddo, per stare un po' dentro. Buona Signore, ma siete voi il Tempio di Dio, dove lo Spirito di Dio abita. Aspettate i miracoli questa mattina, fratello Signore. Alleluia, dobbiamo aspettarci i miracoli. Durante la predicazione della parola, lo scopo di Dio è quello di informarvi, di far crescere la vostra fede. La mia fede cresce, oh Padre, devo dire, amato del Signore, devo dire la parola del Signore. E credo che anche la vostra cresca. E noi vogliamo andare alla fine. Vedete, se durante la predicazione qualcuno riceve una guarigione, quando non era felice, ora lo è. Alzate la mano e dite amen, gloria a Dio. Gloria al Signore Gesù Cristo. Aspettatevi che avvenga questo, ragazzi, perché il Signore che lo vuole, amato del Signore, lui lo stesso. Ieri, oggi e per l'eternità. Vogliamo aprire la Bibbia nell'Evangelo di Giovanni. Leggeremo in due parti delle scritture. Una nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 19, dal verso 28 a 30, e l'altra in Colossesi 1:24. C'è un legame molto importante tra questi due punti della Sacra Scrittura. Alleluia, siete pronti? Alleluia, grazie a Dio per questo. Quindi dicevo, Giovanni 19 del versetto 28, il Signore sia lodato. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. Or c'era là un vaso pieno d'aceto inzuppata. Dunque una spugna nell'aceto e portata in cibo un ramo di sopo che l'accostarono alla bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito. Colossesi 1:24. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e compio nella mia carne ciò che manca all'afflizione di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa. Il titolo che voglio dare a questo sermone è la rata mancante, ciò che manca, e non è in contraddizione con le scritture, perché Gesù disse tutto è compiuto, questo è vero, ma Paolo dice che manca qualcosa, cercheremo di scoprirlo con l'aiuto dello Spirito Santo, benedetto il Signore. Vogliamo alzare i nostri occhi al cielo, siccome le nostre voci, le nostre anime, vogliamo veramente lodare e glorificare l'Eterno Dio nostro, che è qui in questo luogo. Ti lodiamo, Signore, ti ringraziamo, Padre Santo, resta con noi, accendi tu il fuoco dello Spirito in ogni cuore questa mattina, in ogni mente, oh Padre. Abbiamo bisogno di una doppia parte del tuo Spirito, Signore. Abbiamo bisogno di te, oh Padre. Concedici grazia da poter toccare almeno il lembo della tua veste, oh Signore mio, alleluia. Grande tu sei, Padre Santo, glorioso. Accrescici la fede, oh Dio. Toccaci, Padre Santo, alleluia. Ora di gloria, ci sono delle anime ferite questa mattina. Ci sono infermi, oh Signore Dio, alleluia. Io li presento a te, oh Padre Santo, glorioso. Perché tu sei il capo e il compito della fede. Sei tu il guaritore. Sei tu il Dio creatore che puoi cambiare ogni cosa, oh Padre. La tua volontà sia fatta in terra come fatta in cielo, Signore. Unge le mie labbra e ognuno che ascolta la tua parola, benedicici così come siamo. Ti prego, vieni assenti. Ti prego, Padre Santo, glorioso, di scuotere, dai una scossa, Padre Santo, al nostro cuore, alla nostra mente, alla nostra anima, Signore, affinché nessun dorma, Padre, e tutti quanti possiamo essere svegli e possiamo lodare, magnificare, glorificare il tuo santo nome. Ti lodo, Padre, per le cose che tu ci hai fatto, Signore. Ti lodo, Padre, per averci riuniti questa mattina in questo meraviglioso luogo, alla tua presenza. Gloria a Dio nei luoghi altissimi. Degno tu sei di lode e di gloria, Padre Santo, di lui. Grazie ti chiedo, Padre, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Alleluia.
Potete sedere, cari ed amati, nella grazia del Signore nostro Gesù Cristo. La differenza la fa il Signore, la religiosità, il sapere, la cultura, la dialettica, la bravura, tutte queste cose non fanno colpo, i talenti non fanno colpo sul Signore, non è oggetto di queste cose che abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno quello di camminare con Dio. Cosa dice la Scrittura? Che Enoch camminò con Dio nel suo tempo e poi andò con Dio. Se noi camminiamo col Signore, state certi che non andremo mai fuori via, non metteremo mai i nostri piedi nella porta larga, perché vedete, le porte sono due, non è una sola: una stretta e angusta che porta alla vita eterna, e l'altra larga e molto spaziosa. E a volte noi cerchiamo di vivere, di entrare un po' per la via larga, per la porta larga, poi sappiamo che la vita è in quella stretta, allora magari usciamo per entrare nell'altra, e prima o poi la allarghiamo, smussiamo gli angoli, la personalizziamo. Ma questo non può funzionare, fratello, non possiamo essere contemporaneamente in tutte e due le vie: o siamo in quella larga o siamo in quella stretta. Gesù Cristo ci dice di imboccare quella stretta, grazie a Dio l'abbiamo imboccata. Ma quanti sono disposti ad andare fino in fondo e a pagare l'ultima rata che c'è da pagare, fratelli e sorelle? Se avete un po' di soldi, questo alla fine dell'anno, con le tredicesime cose, quale cosa pensate? Beh, adesso vi compro un divano nuovo o un pezzo di mobile. Magari non volete, come dire, non avete tutti i soldi, non abbiamo tutti i soldi, che ce ne sono pochi in questi tempi, la prendiamo a rate. Fino a quando non pagate fino all'ultima rata, voi non siete proprietari. Può venire il camion dopo 3-4 mesi a ritirarsi il mobile con la Signora, alleluia. Questa è la realtà. Ora Gesù Cristo dice nel versetto 30, quando Gesù ebbe preso l'aceto: se venite a casa mia o se io vengo a casa vostra, sono certo che non mi darete aceto da bere. Amen. Amen. Nel modo più assoluto, ne sono sicuro su questo. Ebbene, a Gesù che ha sete, lui che è il creatore di tutta l'acqua dei fiumi, dei laghi, delle falde, del mondo, tutta l'acqua che esiste, si trova a dire: ho sete. E qual è la risposta del mondo? Una spugna inzuppata nell'aceto, per accentuare ancora di più questa sete. Ma vedete cosa dice il Signore nel versetto 21: dopo queste cose, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse la Scrittura, disse: ho sete. Or c'era là un vaso pieno d'aceto, e inzuppata quella spugna nell'aceto e posta in cima un ramo di sopo, gliela accostarono alla bocca. E quando Gesù prese l'aceto, disse: è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. La morte non ha ucciso Gesù Cristo, è lui che ha preso lo spirito. La morte è sempre stata sottoposta al Signore Gesù Cristo. La morte, dov'è la tua vittoria? Inferno, dov'è il tuo danno? Lui l'ha vissata in vittoria. Sia ringraziato il Signore. Io depongo la mia vita per dire il Signore, e io stesso me la ripiglierò. Dov'è il potere della morte sul Signore? Ha vinto Gesù, fratello e sorella. E noi, in quanto Chiesa, la sposa di Cristo, siamo più che vincitori. Rallegratevi, fratelli e sorelle. Come ci è stato detto attraverso le Scritture, amatevi gli uni gli altri. Il meraviglioso Salmo 23, alleluia. L'Eterno è il mio pastore. Come finisce? E io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Ma ringraziato sia il Signore, che noi non vogliamo, solo una volta che abbiamo assaporato l'importanza di abitare nella casa del Signore, non vogliamo stare solo lunghi giorni. Ma come dice il Salmo 27, versetto 4, amate, nella parte finale, quando dice che io abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, alleluia, per contemplare la bellezza dell'Eterno e la magnificenza del suo Tempio. C'è una lode questa mattina. Lodiamo il Signore, perché Egli è qui in mezzo a noi, alleluia. E il miracolo è la regola, fratello, non l'eccezione, alleluia. Il miracolo non lo faccio io, non potete farlo voi, fratello e sorelle, ma viene fatto nel nome del Signore Gesù Cristo, ed è Lui stesso che lo fa il Signore, perché è qui presente. Benedetto il Dio del cielo e della terra. Se non avete ancora ricevuto lo Spirito Santo, anzi, voglio darlo in un modo più personale.
Se non hai ricevuto ancora lo Spirito Santo, perché c'è chi lo ha ricevuto, ebbene, oggi, fratello e sorelle, oggi è la tua opportunità. Se sei infermo, se sei ammalato, ebbene, oggi è la tua opportunità. Il fatto che sei qua non è casuale, fratello e sorella. Uno potrebbe dire, resto a casa. Non c'è errore più fatale, più grande, quello di cercare di giustificare il fatto che non si è potuto venire in chiesa. Non venite a raccontare nulla, fratello e sorella, perché sono solo delle scuse. La Bibbia dice, non abbandonate la comune raunanza. Se lo dice la Bibbia, se è vero il battesimo, se è vero ricevere lo Spirito Santo, se è vero, è vero anche questo, fratello e sorella. Non abbandonate la comune raunanza, come alcuni sono soliti fare. Vogliamo dire come il salmista fui felice quando mi fu detto andiamo nella casa del Signore. Io sono felice questa mattina. Mi piacerebbe che fosse qualche un altro a predicare la parola affinché potessi ascoltare, fratelli e sorelle. Ma questo è quello che il Signore ha scelto, quello che il Signore ha fatto, e vi chiedo umilmente preghiera, madre della grazia, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Alleluia. Se qualcuno ha sete, disse il Signore, venga a me e beva. E il Signore questa mattina mi dice, figlio mio, io so che tu hai sete, perché non vieni a me? La fonte dell'acqua viva sono io, e Gesù Cristo è la fonte dell'acqua viva. E a volte gli stiamo a un metro, a volte a 10 metri, a volte viviamo nella penombra o ci dimentichiamo di Lui, ma il Signore sa che hai sete. Amen. Io ho sete, fratello e sorella, ho sete di Dio, ho sete di te, Signore Dio, alleluia. Solo tu puoi soddisfare questa sete, Dio del cielo e della terra, alleluia. Tu che fai le cose giuste, che fai le cose perfette, alleluia. Se avete ricevuto lo Spirito Santo, fratello e sorella, non è una buona ragione per non pregare più, o per dire per essere a casa, tanto lo Spirito Santo. Non, questo non vi garantisce nulla, fratelli e sorelle, perché potete avere lo Spirito Santo e camminare per la carne. La carne invece va mortificata gli atti del corpo, così noi vivremo, dice l'Apostolo Paolo, alleluia. Grande il Signore Gesù, non dovete rattristarvi, io non vi predicherò un sermone triste, fratelli e sorelle, ma voglio che il Signore metta gioia e manifesti la sua gloria questa mattina con potenti operazioni, con guarigioni, con ricevere la doppia parte dello Spirito di Dio. Non accontentatevi di un assaggio, amati del Signore. Un assaggio va bene, ma voi sapete che da quell'assaggio avete stabilito che ne vale la pena, alleluia, ne vale la pena di attingere qualcosa di più. Non dovete andare al ristorante, ma assaggiate e poi ve ne uscite fuori. Alleluia, nel ristorante potrebbe anche accadere qualche cosa di negativo, a me è capitato, questo più di una volta, ma con il Signore questo non può capitare, fratello. Il Signore fa tutte le cose buone, non vi darà mai una bistecca che non potete mangiare, me l'hanno data, non si poteva mangiare, sembrava perché è stata fritta con l'olio del motore, io l'ho lasciata, motore di diesel. È impossibile una cosa del genere, fratello e sorella, e capita, no? Capita fra gli uomini disonesti, perché 5 grammi di olio ci vogliono per friggere una pizza. Che valore può avere? Un centesimo, 2 centesimi, eppure si fanno questi figuracci. Si è innalzato il nome del nostro Signore Gesù Cristo, alleluia. Il Signore fa sempre le cose perfette. Amen. Ed è infallibile, amante della grazia. E sono certo che lui passeggia in mezzo di noi e ci tocca e ci dice, io so che tu hai sete. Bevi la mia acqua, l'acqua zampillante a vita eterna. Fratelli, vita eterna, non 70, ma se fosse 70 io sarei già in cosa arrivato. Praticamente ormai, come dire, siamo lì, benedetto il Signore. Ma il Signore non parla di 70 o di 100, perché anche se ci garantisce 100 anni sulla terra, ma questo non ci sarà di nessun vantaggio, fratelli e sorelle. Lui garantisce la vita eterna, una vita di qualità, perché anche all'inferno c'è la vita eterna, ma non è vita di qualità. Lì la Bibbia dice dove il verme loro non morirà mai, roderà l'anima per tutta l'eternità. E vedete, quando il corpo muore e viene messo nella tomba, uno potrebbe dire, ma tutti questi vermi da dove vengono? Ce l'abbiamo già noi, fratelli e sorelle, sono qui. Quando Erode non ha lodato Dio e ha innalzato se stesso, i vermi sono venuti fuori e sono rosso. Vi ricordate questo nella scrittura? Gloria al Signore.
Ora vedete, in pochi giorni un corpo morto è il rosso dei vermi, poi muoiono anche vermi. Ma nel caso spirituale non è così. La sofferenza sarà per tutta l'eternità. Ma l'inferno non è stato fatto per l'uomo, fratello storico. Un'anima che mi va a finire sarebbe un'anima intrusa. Alleluia, gloria al Signore Gesù. Il Signore ha preparato un luogo, la Gerusalemme celeste, affinché possiamo vedere in quanto sposa di Cristo l'eternità in gloria col Signore Gesù. Questo mi rallegra, ma dobbiamo fare la sua volontà, perché senza la sua volontà è impossibile che non possiamo entrare e godere la vita eterna, fratello e sorella. Un sacerdote responsabile al Tempio dei Sacrifici è lui stesso che andava a cercare l'agnello sacrificale, un agnello innocente, senza macchie, senza difetti. Qualche sacerdote ha mandato a volte qualche donato, ma in quanto quello non era sacerdote, cosa veniva? I sacerdoti gli davano a guardare e dire: ma mi sembra un agnello più. Questo sì, per essere superficiale, mi sembra abbastanza buono. Ma ciò che a noi sembra abbastanza buono non lo era affatto per l'Eterno. E quando il sacerdote si presentava per la purificazione dei suoi peccati nel luogo santissimo, moriva. Non c'è da prendere le cose alle mezze misure in modo superficiale, fratelli e sorelle. E nessuno poteva prenderlo, dirà. Allora hanno scogitato, o è stato suggerito, di legare il sacerdote con la corda. Nel caso morisse, lo tirano fuori, così non ci saranno altri morti ancora. Allora da questa lezione, poi i sacerdoti hanno cercato personalmente l'agnello, assicurandosi che non fosse zoppo, che non fosse cieco, che non avesse un morso, che non avesse una macchia fuori posto, perché Dio vede ogni cosa, ma della grazia. Non c'è cosa che il Signore non possa vedere, e noi non possiamo nascondere come faceva lì il generale Ciro lì. Aveva la lebbra che la nascondeva, ma fin quando l'ha potuto l'ha nascosto, ma poi è diventato tutto lebbroso e ci è voluto il profeta di Dio per guarirlo, se lui avesse obbedito. Ma poi in fondo l'hanno convinto, gloria al Signore. Quindi amate la grazia, l'importanza dell'agnello, che non sia senza macchia e senza difetto. Questo è quello che è scritto nel Vecchio Testamento. Ma nel Nuovo Testamento noi vediamo che Giovanni Battista incontra Gesù Cristo. Io mi sembra come se mi trovasse a fianco di Giovanni Battista in questo momento, e dice: appena vede il Signore, è Lui l'agnello perfetto. Alleluia. È Lui, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Alleluia. Io non sono degno neanche di sciogliere come il giorno delle sue scarpe. Lui il battezzatore con lo Spirito Santo e col fuoco, ricordatelo, ricordiamolo gli altri. È Gesù Cristo il battezzatore con lo Spirito Santo e col fuoco. Alleluia. E nessun altro. Alleluia. Ecco l'agnello di Dio. Alleluia. L'agnello perfetto. È Lui che farà un sacrificio perfetto per acquistare l'umanità. Perché l'umanità era perduta, fratelli e sorelle. Il sacerdote, come dicevo nel Vecchio Testamento, prima faceva l'offerta per se stesso, per la propria purificazione, e poi la faceva anche per il popolo. Ma se già lui era contaminato, il popolo restava nel peccato. E lasciate che vi dica che quando un popolo o una persona vivono nel peccato, non hanno molta strada da fare, fratelli e sorelle. Non si sfugge alla giustizia divina. Il peccato può girare il mondo intero, ma alla fine ti ritroverà. Benedetto il Signore nostro Gesù Cristo. E allora il rimedio qual è? Di chiedere il perdono dei nostri peccati al Signore, visto che abbiamo trovato grazia davanti all'Eterno. Alleluia. Si è innalzato e santificato il Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia. Lodiamo, fratelli e sorelle. Questo è molto importante. Sì, la predicazione della parola è importante, ma la lode rimpicciolisce il nostro orgoglio fino ad annullarlo, diminuisce la nostra carne, ed è il Signore che cresce, che riempie ogni spazio dentro di noi. Ed è questo che dobbiamo realizzare, alleluia, perché solo Dio fa la differenza, amate la grazia, l'agnello di Dio perfetto, alleluia, che toglie i peccati del mondo. Non c'era rimedio, fratelli e sorelle. Non c'era rimedio. La giustizia di Dio prevedeva e prevede ancora oggi la morte del peccatore,
La differenza tra il prima di Cristo e il dopo Cristo sta nel fatto che Cristo ha pagato e quindi il prezzo è pagato da Lui. Ma ci resta una rata, come dice l'Apostolo Paolo. Rileggiamo. C'è una rata da pagare. Versetto 24 del primo Colossese. Sì, signore. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, anche Paolo ha sofferto. E compio, ascoltate, state ben attenti, e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo. Ma Cristo è stato grandemente afflitto, fratello e sorella, per il suo corpo, che è la Chiesa. Che cosa vuole dire l'Apostolo Paolo? Che ci sia una contraddizione tra quello che dice lui e quello che dice Giovanni? Assolutamente no, fratello e sorella. Paolo sta dicendo, ovvero lo Spirito Santo attraverso Paolo, attraverso il Scrittore, sta dicendo che questo miracolo, ovvero quello che è successo sul Golgota, non deve restare a Gerusalemme, perché il Signore non intende salvare solo Gerusalemme, ma che c'è da portare questa notizia dell'agnello senza macchia e difetto che ha pagato il prezzo per l'umanità in tutto il mondo. E come dice negli Atti degli Apostoli, capitolo 1, quando riceverete lo Spirito Santo riceverete potenza e mi sarete testimoni a Gerusalemme, ma non solo a Gerusalemme, in Giudea, non solo in Giudea, in Samaria, non solo in Samaria, ma fino all'estremità della terra, fratello e sorella di lui. Ecco la parte che manca, fratello e sorella. Siamo disposti noi a pagare la nostra rata con i digiuni, con le preghiere, verso le nazioni che non conoscono che questo sacrificio è stato già fatto, fratello e sorella di lui. C'è una lode questa mattina, fratello e sorella. Diamo gloria a Dio, fratello e sorella. La Bibbia dice: per le sue lividure riceveremo guarigione. Chiedete a me. Amen. Alleluia. La Bibbia dice: per le sue lividure riceveremo guarigione. Nessuno meno. Perché la Bibbia non dice questo. Per le sue lividure abbiamo al presente ricevuto guarigione. Io mi aspetto che qualcuno si salti in piedi da un momento all'altro e dica: ho ricevuto la guarigione. Alleluia, gloria a Dio. Vi posso citare e illustrare, ma non è una scena molto bella, ma fratelli e sorelle, ciò che significa per le sue lividure. Ogni colpo di frusta che riceveva Gesù Cristo, e quindi ogni pezzo di pelle che veniva giù era una guarigione di una malattia. Ma forse prima che vi dico questo è meglio che vi dico qualche altra cosa. Torno un po' indietro. Degli studiosi oggi dicono che le malattie che sono mortali e che se non vengono curate possono portare alla morte o comunque in situazioni molto difficili per l'uomo, sono 39. Non vi dice niente quando l'Apostolo Paolo dice che sono stato più volte battuto di diverse battiture, di 40 frustate meno una. Gloria a Dio. Pensate che questa sia una casualità, fratelli e sorelle. Alleluia, gloria a Dio. E vediamo che per ogni frustata che riceveva il Signore Gesù Cristo, un numero di quello discendeva, di 39 si passa a 30, a 38. Certo, il diavolo era contentissimo, perché dice: adesso questa si chiama flagellazione, tra poco andrà sul Golgota, lo metteranno sulla chiave, sulla croce, e io sarò Dio, adoreranno me, tutto adesso è mio, veramente, non c'è nessuno che mi dà fastidio. E in ogni frustata lui come godeva di questo fatto, gloria al Signore. Ma ogni frustata che riceveva Gesù Cristo, una malattia in meno per noi. C'è una lode per il Signore, fratello e sorella. Un'altra frustata, un'altra malattia in meno per noi. Alleluia. Fino ad azzerare. Non è volontà di Dio che il suo popolo sia ammalato, ma della grazia. La malattia è illegale nel corpo dei cristiani, alleluia. Eppure esiste. Eppure sia detto che per le sue lividure noi abbiamo ricevuto guarigione. Sia glorificato il Signore per questo. Sia lodato il Signore nostro per questo, alleluia. Nel nome del Signore Gesù Cristo. C'è libertà, fratelli e sorelle.
Nel nome del Signore Gesù Cristo c'è potenza, nel nome di Gesù Cristo c'è guarigione. E non dobbiamo dire forse questo avverrà nella prossima lezione, nella prossima volta che ci riuniamo. Amati la grazia, se noi procrastiniamo, non è una bella cosa questa, procrastinare, cioè quello che noi possiamo ricevere oggi, lo vogliamo oggi, perché ogni giorno ha le sue sofferenze, ogni giorno ha le sue tematiche, alleluia. Io, se il Signore ha una benedizione per me questa mattina, io la voglio per me questa mattina e non al prossimo servizio. Amen? Perché al prossimo servizio non sappiamo se ci siamo. Può darsi nel frattempo viene il Signore e rapisce la sua spesa, la sua sposa, ma siamo pronti? Siamo pronti al rapimento, fratello e sorelle? Siamo disposti a pagare la nostra rata? O pensate perché tutto è compiuto, l'ha detto Gesù Cristo, nei riguardi della salvezza. Noi non possiamo aggiungere o togliere nulla a quello che ha fatto Lui, perché il suo sacrificio, quell'agnello, era veramente senza macchia né difetto. Il Dio avrebbe potuto scegliere, non so, Mosè, avrebbe potuto scegliere, non so, Enocchio, avrebbe potuto scegliere qualche personaggio della Bibbia, Giovanni Battista, non lo ha fatto, perché quelli erano uomini come noi, come dice Elia, che con le nostre stesse passioni, gloria al Signore Gesù Cristo. Quindi non erano sicuramente perfetti, ma non li sto per giudicare, è soltanto per dire che perfetto, agnello perfetto, ce n'è uno solo, ed è Gesù Cristo. E noi dobbiamo prendere a volo questa possibilità. La salvezza non è soltanto per un gruppetto. A lui, il Signore vuole che la salvezza sia estesa al mondo intero. Grazie, e non soltanto. E allora l'opera dei missionari di grandissima importanza ai tempi di Cristo, tanto che la Chiesa diventa missionaria. Paolo in 2 anni conquista, se si può dire così, non so, comunque ha messo sotto sopra tutta l'Asia, comunque l'ha evangelizzata, fratello e sorella, di lui, con il suo messaggio potente. E poi alla fine, dopo alcuni viaggi, è andato anche a Roma, nel cuore dell'impero romano, dando una ferita mortale a quell'impero, fratello e sorelle. Uno potrebbe dire, ma so che era prigioniero, è vero, era prigioniero, ma lui dice la parola di Dio non è prigioniera, e quindi lui la predicava lì, da quella posto dove era prigioniero, dove gli calavano il cibo dalla buca che c'era sopra. Io l'ho vista a Roma, in questo luogo, dicono che è questo, poi ci si può anche sbagliare, ma mi sembra abbastanza simile a quello che si pensa possa essere. E quindi un luogo buio, dove da quel buco è stato calato Paolo, c'era un po' di luce, se nel buco non c'era ostruzione, e la guardia stava fuori. Già lui là dentro non poteva scappare nel modo più sotto, però la guardia era lì, e lui lo evangelizzava. E se il turno delle guardie ogni 2 ore non è sceso uno, perché si convertivano le guardie, amate il Signore. Quindi da lì lui diceva: la parola è libera, non è prigioniere, io sono in ceppi, gloria al Signore, ho una rata da pagare, e io ciò che manca voglio farlo con la sofferenza mia fisica, e per il fatto che informerò i romani, i filippesi, i tessalonicesi, gli efesini, i corinzi, e lo ha fatto, fratello e sorella, ne ha pagato la sua rata. Siamo disposti a farlo noi, amate la grazia? La lode appartiene al Signore, amate il Signore. C'è da restare, da rimanere stupefatti, a volte, per l'opera dell'uomo. Io mi meraviglio per in certi casi, e anch'io ho molto speso qualche parola di come deve essere per avere un grande architetto per fare una cosa del genere. Basta parlare un po' delle 7 meraviglie dell'antichità, insomma, la muraglia cinese non esiste, il colosso di Rodi non esiste, ma insomma, si dice che è esistito, che c'è stato, le piramidi d'Egitto che esistono ancora, e queste cose ci stupiscono, fratello e sorella, e si porta a enfatizzare l'ingegneria dell'uomo, la sapienza dell'uomo, l'ingegno, il talento, tutte le cose che riguardano l'essere umano. E dov'è la gloria per il Signore? Anche quella è la parte mancante, fratelli e sorelle. Gesù dice: non potete fare nulla senza di me. Altro che monumenti, non possiamo. Poi venuti nel campo dell'informatica, nel campo della medicina, nella locomozione, nella distribuzione, nella comunicazione, passi da gigante, si potrebbe dire. Ma la gloria va al Signore, e l'esempio ce lo dà la Bibbia quando ci dice:
che degli uomini vollero costruire una torre che arrivasse al cielo, la torre di Babele. Ma quella torre non era per la gloria di Dio, fratello e sorella. Se volete costruire qualcosa di grande o piccolo che sia, fatelo per la gloria del Signore. E loro, a loro non è stato concesso di portare a termine quell'opera. Dio ha cambiato le lingue e non si capivano più. Chi chiedeva qualcosa ne riceveva un'altra. Quando è così non si può costruire nulla. Se essere 10 anziché 1 è di vantaggio, noi solo se ci comprendiamo. Ma se non ci comprendiamo è di più gli averi. E basta, gloria al Signore Gesù Cristo. E infatti l'opera non ha avuto seguito. Alleluia. Se il Signore ci vuole usare, fratello e sorelle, in qualche cosa che per la sua gloria, sia veramente per la sua gloria, e mai enfatizzare l'uomo, l'importanza che è l'uomo, perché noi non abbiamo nessun sapere senza il Signore, e nessun potere senza il Signore. E quando qualcosa come Pietro e Giovanni alla porta del Tabella hanno fatto e hanno reso manifesta la potenza di Dio, cosa hanno detto? E hanno guarito quel paralitico. Non è per virtù nostra, non è potenza mia o di Giovanni, alleluia, è per la gloria di Dio. Questa è la potenza di Dio che si è manifestata, in quanto costui adesso può camminare, può saltellare, può entrare nel tempio, alleluia. Questo è quello che vuole l'Eterno, il Dio nostro, fratelli e sorelle, da ciascuno di noi. La lode, siamo pronti a darla, alleluia. L'orologio gira, fratelli e sorelle. Chiediamo al Signore questa grazia affinché possiamo pagare ancora noi nel nostro tempo la nostra rata. Non vi voglio più dilungare, ma vi voglio chiedere di alzarvi davanti al Signore e di dare gloria all'Eterno.